Pratichiamo adesso su questa faccia uno scavo rettangolare, quindi uno scavo prismatico rettangolare basato su uno schizzo centrato sugli assi. Molto semplicemente, rettangolo. Quote 8 mm. 4 mm in maniera che venga centrato, 32 mm e quindi di conseguenza 16 mm in maniera che venga centrato anche verticalmente. Fermiamoci qui, operiamo lo scavo con l'opzione estrusione con asportazione di materiale con un'altezza di 25 mm. Ancora due operazioni da compiere. Sono uno scavo circolare su questa zona che faremo immediatamente e poi la cavetta per la linguetta su questa parte cilindrica. Quindi dicevo, piano meridiano, sketcher, piccolo rettangolo metà dentro, metà fuori, in posizione delle quote, mm, 3 mm. Questa quota non è indispensabile. La quota indispensabile è questa. Questa qui invece è indispensabile, 15 mm. Disegniamo l'asse e usciamo. Ancora una volta l'opzione albero con asportazione di materiale. Adesso abbiamo bisogno di un piano ausiliario. Poiché il diametro di questa parte cilindrica è 22 mm, la distanza fra il piano meridiano che sottolineiamo col puntatore e il margine del cilindro sarà di 11 mm. Di conseguenza creiamo un piano a distanza di 11 mm, quindi con l'opzione creazione di piani, che è questa che corrisponde a questa icona qui, partendo dal piano evidenziato in figura. L'offset, quindi la traslazione, sarà posta, come dicevamo prima, a 11 mm. Diamo l'ok e su questo piano facciamo lo sketch del rettangolo che diventerà poi la cava per la linguetta. Rettangolo. Ingrandiamo in maniera da lavorare comodamente. Quote. La cava è di 50 mm di lunghezza, l'altezza sarà di 6 mm, quindi 3 in alto e 6 la larghezza complessiva. L'ultima quota da aggiungere saranno questi 100 mm di distanza dal piano di base. Usciamo e vedete, il rettangolo è stato posizionato sulla periferia, sulla pelle del materiale, in maniera tangente. Estrusione con asportazione di materiale, profonda rispetto al margine esterno di 6 mm. Il disegno è terminato, ma non priviamoci diciamo dell'ingentilimento del pezzo con dei raccordi e degli smussi. Facciamo sparire i piani di riferimento, il sistema di riferimento e pratichiamo dei raccordi su questo spigolo
sullo spigolo gemello che è dall'altra parte, non è quello, ma è questo. Raccordi che saranno di 1 mm. Mentre smussi sia su questo spigolo che su questo spigolo che su questo spigolo di 0,5 mm. Quindi smussi 0,5 mm. Il pezzo è terminato.